Spartita con Gigi Fresco, prego. Gigi, partita aspra, si sapeva che sarebbe stata una trasferta complessa, così è stato. Forse dirti un po' sottotono il risultato giusto. Sì, devo rivederla per capire. Effettivamente è stata una gara per noi dura. Dopo dirò che con questi vari cambiamenti degli ultimi tempi, ecco, magari aver avuto in campo Setter fino alla fine, penso che un po' cambiava, perché ci siamo trovati, magari non abbiamo più Casalotto che si dà profondità. Damian un po' ce la dava, fuori anche lui, capito? È stata un po' più difficile, ecco, dopo abbiamo avuto anche noi delle occasioni, anche loro. Noi più che occasioni grosse abbiamo avuto delle azioni che abbiamo sprecato Mario all'ultimo secondo, no? Certo che anche loro è stato un regalo nostro, oggettivamente, insomma. Volevo chiederti una lettura in occasione del gol, ma è vero che Ruggero ha sbagliato il primo intervento, poi però siete riusciti ad accorciare su Ungaro, però la squadra non ha accorciato su chi veniva dietro, cioè forse c'è stato un po' di speranza nel fatto che No, abbiamo stavamo cambiato. fatalità, avevamo già pronto i cambi per due centrocampisti per avere un po' più di agonismo, un po' più di corsa, un po' più di così, e abbiamo preso il gol, no? Prima di farli. Perché mi sembrava che difendevamo un po' con fatica a centrocampo. Avevamo, e poi alla fine i cambi li abbiamo cambiati, perché quando hai preso il gol poi allora è cambiata anche l'esigenza, diciamo, no? Subito volevamo mettere Meice e Beghetto proprio per coprire un po' meglio, insomma, ecco. Una lettura dal punto di vista mentale, da fuori sembrate una Virtus sul pezzo, però un po' compassata, cioè incapace di determinare un po' da sola il senso della partita, si è un po' adagiata sui ritmi del Novara. Ti dirò, loro hanno fatto una rivoluzione, hanno comprato tanti giocatori, vedrai che si salvano, poi la loro è una buona squadra, secondo me. E noi penso che anche il campo, la giornata piovosa, tutto insieme non ti aiuta a fare una partita. Poi effettivamente facciamo fatica a prenderli a volte, perché la fase difensiva con i centrocampisti l'abbiamo affrontata un po' con difficoltà. Però voglio ti dica, mi sembrava che comunque fosse una gara equilibrata, diciamo. Certo, ripeto, l'assenza di Setter penso che sia stata importante. Ti chiedo, Besettini, secondo appunto, è una soluzione, immagino, per avere uno che ha gamba e prova ad andare in profondità. Sì, perché non puoi. Era per avere una soluzione alternativa, uno che li allungasse, che ogni tanto partisse, così, capito? Dopo anche il tiro, lui ha il dribbling, è una cosa che ovviamente da tempo non è nata oggi. Quindi può essere che sia una delle soluzioni, una delle variabili a seconda Sì, delle situazioni. sì, sì, sì. C'è un aspetto che non ti è piaciuto, che magari diresti da subito in vista di martedì, visto che si gioca subito? Ma diciamo, ecco, che probabilmente non siamo stati lottatori come col Padova, ecco, però ripeto, a volte capita, insomma, nella nostra squadra tecnica a volte abbiamo questi down a livello agonistico, però il problema è che sono già un po' di partite, anche quelle che abbiamo pareggiato, così che prendiamo gol sempre su. Magari un errore singolo importante, dobbiamo stare attenti, ecco perché. Chiedo se può essere uno stimolo in più il fatto di tornare subito in campo con una squadra nello stesso range, diciamo, di classifica che come Novara fa della compattezza, dell'agonismo, della lotta sulle seconde palle, la direttrice su quale gioca. Ma intanto il fatto di giocare in casa, già quello è uno stimolo in più, diciamo, no? Così. E poi ecco, se magari non c'è un diluvio come oggi, penso che noi andiamo anche meglio, perché non siamo una squadra da partite sporche, noi siamo una squadra che cerca magari di giocare anche. E perciò vediamo un attimino, insomma, cosa ci aspetta martedì. Sarebbe bello rifarsi già con una vittoria. Sul Danis, grazie mille.